L'avvio dell'Enoteca regionale ha richiesto una lunga attesa, ma ora finalmente si parte. È quanto dichiara il consigliere Francesco Mollica, UDC, commentando la presentazione della neonata Enoteca prevista per oggi pomeriggio a Venosa. Un cammino lungo, ha ricordato l'esponente UDC, se si pensa che la legge istitutiva è del 2008 e che molte sono state le battaglie in questi 5 anni, soprattutto per ottenere che la sede dell'Enoteca fosse assegnata a Venosa. Auspicando che l'avvio della attività possa aiutare la crescita e lo sviluppo del settore vitivinicolo, Mollica ha espresso fiducia nelle capacità del presidente Montrone di perseguire attraverso l'Enoteca gli scopi che le sono propri: rispondere alle esigenze dei produttori vitivinicoli, collaborare alla risoluzione dei problemi del settore, primo fra tutti quello del sistema di quotazione dell'uva e dei vini, nonché promuovere e valorizzare le produzioni regionali, rilanciando il turismo enogastronomico.